Buongiorno e benvenuto nella mia cucina per un caffè con Massimo Bonazzelli, il nuovo podcast Triquilibrium in cui per la durata di un caffè arricchirò la tua colazione con fatti e curiosità riguardo il mondo della salute e della performance. Oggi ti parlo di quanto tempo passi a sedere? Eccoci di ritorno dalla pausa tra la prima e la seconda stagione. Iniziamo la seconda stagione con questa domanda che mi sono fatto io in primis. E non vedo l'ora di riproporti, cioè quanto tempo passi a sedere? Perché me la sono fatta questa domanda? Perché ho avuto occasione in questa pausa di partecipare a un bel corso molto interessante all'estero. Ho dovuto guidare almeno 5 ore all'andata e 5 ore al ritorno, qualcosina di più, ma più o meno i tempi sono quelli. E il corso poi era a sedere, ovviamente erano lezioni, e sono stato a sedere per 3 giorni. Un'ora e mezza la mattina, piccola pausa, un'ora e mezza la seconda parte della mattina, pausa pranzo e altri 2 slot da un'ora e mezza nel pomeriggio, quindi 6 ore totali. In più anche, vabbè, nella pausa pranzo ti devi sedere per mangiare e a volte incontri anche qualcuno interessante dal punto di vista professionale, quindi parlando a volte ci si metteva a sedere di nuovo. E questa cosa mi ha scalfito molto, cioè io appena tornato a Pesaro, nella mia città, ritornando a lavorare, ritornando in palestra, io ho sentito che avevo bisogno di fare qualcosa di diverso per ripristinare la mia salute dal punto di vista del movimento, perché non mi sentivo a posto. E questo mi ha fatto riflettere perché se queste poche ore concentrate però in 4 giorni hanno scalfito me, che non vivo a sedere praticamente, faccio viaggi in macchina da massimo 3 km, un paio di volte al giorno. Di giorno sono sempre in piedi, o di corsa, o addirittura su una tavola, quindi la sedia non esiste nella mia vita normale, quindi sono completamente ripulito da questa abitudine. Vivo solo con scarpe barefoot o a piedi nudi, quindi sono completamente fuori dal mondo moderno classico e queste poche ore mi hanno scalfito, diciamo che non mi hanno devastato, ma mi hanno scalfito. E mi immagino una persona che viene da me dicendo: ho un mal di schiena terribile perché faccio un lavoro sedentario. Mi immagino che veramente sia un'esperienza da non raccontare e da non raccomandare neanche al proprio peggior nemico, soprattutto. Allora tocca far partire la sfida. Ho detto, prima puntata, nuova stagione, subito sfida. Abbiamo già parlato del camminare la sera nella stagione precedente, almeno una mezz'oretta o di camminata serale che facilita il sonno, ha tanti benefici di cui non stiamo a ripetere, se vuoi vai a vedere la puntata, però camminata serale, ma non è sufficiente perché anch'io durante il mio viaggio di lavoro ho preso l'hotel a 3 km dal posto in cui dovevo andare poi a fare lezioni, in modo tale che almeno la mattina per andare e al ritorno per tornare 3 km e 3 km li facessi, ma non è sufficiente perché mi sono reso conto che c'è bisogno di spezzare molto di più questa abitudine di stare a sedere proprio durante il giorno. C'è un detto che dice: qual è la posizione corretta per stare a sedere? Quella in cui non sei adesso. Quindi se io sto a sedere per un'ora e mezza, probabilmente sto un'ora e mezza nella stessa posizione o quasi, faccio un cambio, toh. Mentre se io mi impongo, come voglio fare in questa sfida, di alzarmi almeno una volta ogni 20 minuti, almeno cambio 3 posizioni e in più mi sgranchisco anche un pochettino. Ricordo che, cioè, so perfettamente che se tu fai un lavoro sedentario non è che puoi andare a fare una passeggiata, però una scusa per alzarti la puoi trovare. Quindi la sfida è, e lo devi scrivere sul canale nei commenti: accetto la sfida e tra un mese mi scrivi i benefici. Sai che il mio squat adesso riesce meglio, sai che quando mi piego non sento più tirare la schiena che mi fa male, sai che nel vogatore ho un reach maggiore, eccetera, eccetera, in base a quello che fai, però c'è bisogno di scriverlo perché le sfide vanno prese e vanno rispettate, questo è importantissimo. Rispettare una sfida ti mantiene lì con i tuoi obiettivi. Ogni 20 minuti trovo una scusa per alzarmi. Allora ho provato a immaginarmi: io sono un insegnante, come faccio ai ragazzi? Non posso alzarmi quando voglio. Sì che puoi, perché state facendo qualcosa, viene fuori un concetto utile, trovi la scusa, ti alzi, lo scrivi alla lavagna, ricordatevi, questo è importante, e ti rimetti a sedere. Vuoi che in una lezione di un'ora almeno 3 concetti degni di essere scritti alla lavagna e rimarcati non ci sono? Non ci credo. Allora non insegnare a sto punto. Oppure sono in un ufficio, mi alzo un secondo e chiedo una cosa a un collega. Cioè, ci sarà bisogno di comunicazione tra i colleghi, no? Sì, un attimo. Una volta poi vai in bagno, per carità, può capitare, ma non è rubare i soldi. E anzi, è il contrario, è ottimizzare il denaro che ricevi in quanto dipendente, in quanto lavoratore da ufficio, perché se tu ti alzi, cambi posizione,
aumenta il tuo benessere. Nel corso delle settimane che tu fai questo, ti ritroverai più produttivo. Sì, ho perso 30 secondi per andare un attimo di là, ma ho reso molto di più. Ho lavorato, invece che un'ora, ho lavorato, mi sono alzato tre volte, 58 minuti e 30 secondi esatti, però ho prodotto come se avessi lavorato un'ora e 10. Voglio vedere chi ti dice qualcosa. Cioè, sono piccoli dettagli che spero facciano la differenza. Ancora non ho neanche io la certezza, perché non ho provato. Io ho provato a fare questo corso, sono stato a sedere, mi sono sentito scalfito, ma non ho avuto modo di provare anche questa sfida. Ed è per questo che chiedo il tuo aiuto. Provalo, scrivi nei commenti che accetti la sfida e tra un mese dimmi se va meglio. Se va meglio, sono contentissimo, ne prendo atto e inizierò anch'io a raccomandarlo alle persone che vedo. Io dico sempre, in tratti, in grandi linee, cerca di stare in piedi, cerca di camminare. Non sempre viene preso come un consiglio molto caloroso, viene preso, ah vabbè, mi ha detto di così, però io non lo faccio per pigrizia, per vari motivi. Basta, non voglio più scuse, bisogna alzarsi, la sedia non è fatta per noi, non c'è niente da fare. Prima lo capiamo, prima iniziamo a stare bene. Lo dicevo anche nella puntata, sei disposto a cambiare un'abitudine per eccellere. Se non vuoi cambiare niente, non venire da me. Non ha senso, mi dai un sacco di soldi per cosa? Io ti dico quello che devi fare e non lo fai. Non ha senso questa cosa. Quindi almeno ogni 20 minuti alziamoci un secondo per sgranchire le gambe e per sederci in un'altra posizione, che anche questo da solo già è un vantaggio. Il mio caffè è finito e non mi resta che augurarti buon lavoro!